Il Signore sia con voi. E con il tuo Al spirito. Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù, prendendo in disparte i dodici, cominciò a dir loro quello che gli sarebbe accaduto. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, il figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. Ma dopo 3 giorni risusciterà. E gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, noi vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo. E gli disse loro: Cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete ciò che domandate. Potete bere il calice che io bevo o ricevere il battesimo con cui io sono battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse: Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e il battesimo che io ricevo, anche voi lo riceverete, ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. All'udire questo, gli altri 10 si sdegnarono con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù, chiamatili a sé, disse loro: Voi sapete che coloro che sono ritenuti i capi delle nazioni le dominano e i loro grandi esercitano su di esse il potere. Fra voi però non è così, ma chi vuole essere grande tra voi sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo fra voi sarà il servo di tutti. Il figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Prima un piccolo pensierino sulla prima lettura, un'espressione in particolare dell'Apostolo San Pietro che è molto importante, prima di dare un'occhiata al Vangelo di oggi, molto bello. Dice così San Pietro: Dopo aver santificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, amatevi intensamente di vero cuore gli uni gli altri. La frase importante è aver santificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità. La prima forma di santificazione della vostra anima. L'obbedienza alla verità, quindi alla verità, la verità bisogna innanzitutto conoscerla, e una volta che si è conosciuta, obbedienza alla verità significa semplicemente adeguare la nostra vita alla verità conosciuta. Voi sapete che al contrario c'è un peccato contro lo Spirito Santo, gravissimo, che si chiama l'impugnazione della verità conosciuta, cioè l'atteggiamento di chi, avendo conosciuto, quindi sapendo qual è la verità e dov'è la verità, agisce in modo formalmente contrario ad essa. Perché questo comportamento denota una volontà particolarmente radicata nel male che fa una barriera invincibile nei confronti dell'azione della grazia. Quindi vi raccomando, conoscenza della verità e adeguamento della nostra vita alla verità conosciuta, attraverso il Vangelo, la fede, eccetera, sotto tutti i punti di vista, sia per quello che riguarda la dottrina, sia per quello che riguarda poi la morale e gli stili di vita. Nel Vangelo, sapete che il Vangelo di San Marco è la penna di San Pietro, no? Hai visto come l'annuncio della passione nel racconto di Marco è dettagliato, ovviamente Gesù dice andrò a Gerusalemme, sarò flagellato, crocifisso e poi, ma qui dice, lo condanneranno a morte, lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno, lo uccideranno, quindi va nei particolari un po' crudi, no? E questo proprio per far risaltare il distacco tra Gesù che parla di queste cose e i figli di Zebedeo, vedete che nella loro ancora imperfezione e debolezza umana vanno a fare una domanda del tutto fuori luogo, sotto tutti i punti di vista, anche fuori contesto, perché insomma, no, ti dice che io faccio questo e tu vuoi, c'hai le manie di grandezza di stare uno alla mia destra e uno alla mia sinistra, no? Ecco, però è anche qui, poi nella seconda parte, quando il Signore rimprovera gli apostoli, eppure tutti gli altri, perché gli altri ne erano meglio di loro, perché anziché dire poveracci, preghiamo per loro, si erano sdegnati, cioè, chi vi credete di essere? Immaginate che commedia che è successo, no? E allora lì Gesù dà la grande esortazione di quello che deve essere la caratterizzazione della nostra vita. Dice, chi vuole essere grande fra voi sarà vostro servitore, vedete qui le traduzioni della CESI sono sempre imperfette. E chi vuole essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. Io ho dato un'occhiata al testo greco, lo ricordavo prima di leggere il Vangelo al volo, grazie agli strumenti che abbiamo, ma ricordavo molto bene che
Chi vuole essere grande tra voi sarà vostro servitore, in greco è diaconos, da cui deriva anche il ministero sacro, no? Il diacono, che è appunto il servo. Ma chi vuole essere il primo tra voi non sarà il servo di tutti, sarà doulos. Doulos è lo schiavo. Lo schiavo è il senza diritti, è quello che sta a servizio H24, senza retribuzione, senza niente. Quindi, altro che le manie di grandezza, no? Questo è assolutamente fondamentale, questo è proprio un distintivo dei discepoli del Signore, cioè quella che è l'ambizione, il desiderio di essere notati, o peggio ancora di primeggiare, o dei posti d'onore, zero. Non ci deve stare. È un fatto interiore, non è tanto un fatto esterno, non è che uno si mette a fare la commedia oppure fare scene esteriormente appariscenti, ma è lo spirito con cui uno fa una cosa. Lo schiavo di tutti vuol dire, sapete che lo schiavo era il senza diritti, quindi io, capite? Immaginate anche nelle minime cose, no? Pensate anche agli stili ecclesiali. Se gli servi al Signore ti adopera e ti fa, e se non servi più, pazienza, non succede niente, non succede. Capite? Siamo tutti quanti assolutamente interscambiabili e fungibili. È molto importante questo qui, perché dietro questi atteggiamenti chiaramente gli esseri umani si portano dietro tante cose della loro vita, tante possibili anche frustrazioni, no? Adesso, qui queste certe cose non si vedono, guardate che in certe parrocchie c'è proprio, come dire, la valvola di sfogo delle umane frustrazioni, ecco per cui vengono fatte certe cose. Io ho visto, ho sentito scenette, capito? Parroco mi ha detto che io devo mettere a posto i fiori. Se poco poco si avvicina un'altra a toccare quel vaso, succede il finimondo, succede. Ma capite che questo non c'è. A parte che non c'è niente di cristiano, no? Ma la persona va aiutata a dire, tipo, che ti porti dietro? Cioè, non è possibile che, certamente, bisogna avere l'accoglienza, la misericordia, andare incontro. Queste persone che fanno così soffrono tanto, però tu non puoi sfogare in questo modo le frustrazioni, perché dopo la gente che non c'ha filo di comprensione si scandalizza e succedono le questioni, no? Troppo il cuore dell'uomo è molto così. Un cuore guarito fa le cose per amore del Signore e non vuole essere notato, ma vuole essere conosciuto, anzi meno lo notano, meno ti ringraziano e meno stai al centro dell'attenzione, meglio è. Questo dovrebbe essere, speriamo che lo sia per tutti, anche per me per primo, la nostra attenzione e attenzione. Siano lodati Gesù e Maria.